Durante il quotidiano di Amici, i cantanti Holden e Mida hanno discusso animatamente. Qual è stata la causa scatenante? L'attuale edizione del talent show di Amici di Maria De Filippi sta volgendo al termine. Infatti, sabato 18 maggio si svolgerà la finale del programma, durante la quale verrà decretato il vincitore di Amici. Inoltre, verranno assegnati altri premi, come quelli della categoria Canto e Ballo. Probabilmente proprio perché il programma è giunto ormai all'atto conclusivo, la tensione per un traguardo così importante si fa sentire. Nelle ultime ore non sono mancate le polemiche e gli scontri tra gli allievi rimasti in gara. Ma che cosa è successo in particolare? I concorrenti rimasti in gara e che si giocheranno la finale sono i ballerini Marisol e Dustin, i cantanti Petit, Holden, Mida e Sara. Nel corso della puntata finale, prima della sfida conclusiva, dovranno essere decretati il migliore ballerino e il miglior cantante. Dunque, da una parte, Dustin e Marisol si sfideranno per lo scettro dei ballerini, mentre, dall'altra parte, Petit, Holden, Mida e Sara si scontreranno per il titolo di miglior cantante. Infine, i due concorrenti più votati si giocheranno la coppa del vincitore. Nel corso della finale, oltre al giudizio dei tre giudici, Michele Bravi, Giuseppe Gioffre e Cristiano Malgioglio, conterà anche il televoto del pubblico a casa. Dunque, a differenza delle altre puntate, la finale verrà trasmessa in diretta, sempre in prima serata su Canale 5. Tutti i ballerini e i cantanti si stanno preparando al massimo per affrontare la puntata finale. Proprio per questo motivo, sono nate altre forti tensioni e discussioni tra i partecipanti rimasti in gara. Amici, Holden e Mida discutono per il guanto di sfida. La tensione è nata a seguito della proposta di un guanto di sfida da parte di Lorella Cuccarini nei confronti di Mida e Holden. Il cantante Mida è uno degli allievi della Cuccarini, mentre Holden fa parte della squadra di Rudy Zerbi. La sfida è incentrata sulla riscrittura di un brano della cantante Madame. L'idea sembra piacere anche a Holden, il quale però si deve confrontare con il proprio coach. Tuttavia, Mida vuole sapere fin da subito se Holden accetterà il guanto di sfida, in modo da iniziare a lavorarci solo in senso positivo. Mida non vorrebbe impegnarsi sul brano inutilmente. Holden ha risposto a Mida, dicendo che prima avrebbe dovuto parlare con Rudy Zerbi, come succede da prassi. Poi gli avrebbe fatto sapere la risposta definitiva. Nel frattempo, secondo Holden, Mida avrebbe comunque potuto studiare ugualmente la canzone di Madame. La frecciatina finale di Holden si riferisce, invece, a tutte quelle volte che Mida non ha accettato il guanto di sfida della coach Anna Pettinelli e la cantante Martina ha dovuto comunque impararli e studiarli. Per questo motivo, tra Holden e Mida, è scoppiata una discussione animata.